Ciao cari amici followers e benvenuti in questo nuovo episodio. Siamo qui per un episodio dello spuntino smart, intelligente. Questa volta, nonostante la mia grande passione per le mele gialle, rosse e anche quelle verdi, le cosiddette deliziose, ho un frutto diverso, stagionale, molto buono, la cui coltivazione richiede molta attenzione e molte cure. Eccole qua, le fragole. Molto dolce e naturalmente buono spuntino anche a te. Da quella più grande a quella più piccolina. Voi che mi seguite senza perdere neanche un appuntamento, volevo dirvi, state attenti perché tra un po' uscirà un nuovo argomento di storia, una nuova ripetizione. Sì, con l'episodio sulla Cina non raggiunsi le visualizzazioni che c'erano state per il primo episodio, quello sui babilonesi. Vedremo con il terzo e poi con il quarto quello che succederà. Intanto mangiamoci sopra queste fragole. Ogni anno quando escono ai supermercati, nei fruttivendoli, c'è sempre tanta gioia quando escono sia le fragole che le ciliegie. A me piacciono quando sono leggermente acerbe, quando c'è quell'amarognolo di sottofondo. Questa è bella matura. Questa sarebbe stata indicata per farci il gelato. Infatti, quando la frutta diventa bella matura, le pere, il melone, le fragole, le ciliegie, allora subito si può fare il gelato. Vedete che bella che è questa qua. Questa qui è proprio piccolina. Queste sono le fragoline di David Gnomo. Vi ricordate quel bellissimo cartone animato degli anni 80? Io me lo ricordo, mi piaceva tanto. Mi ricordo che veniva mandato in onda la sera prima che dovessimo noi piccoli andare a letto per poterci poi svegliare il giorno presto, presto, il giorno dopo, presto, per andare a scuola. Era il tempo delle elementari.
quell'episodio, come anche durante il periodo natalizio, c'era la scoperta di Babbo Natale, un altro cartone animato davvero molto bello. Mi sembra che anche quello andasse in onda di sera. Poi il giorno dopo a scuola si parlava di David Gnomo e di quanto era accaduto nella puntata precedente. Secondo me i tempi delle elementari sono quelli più belli in termini scolastici, in termini di vita anche. Non fraintendetemi, è bello diventare adulti. È bello, solo che, ahimè, ci si carica di responsabilità che invece in quell'età non c'erano, per chi ha avuto la fortuna di avere dei genitori, di avere una famiglia, di avere un po' di organizzazione in casa. Invece poi quando si diventa alti o ti fanno perdere, come voi sapete già che io ho detto spesso, o con la burocrazia, o con tante parole che non vengono rispettate, e in merito alla parola che non viene rispettata, agli appuntamenti che vengono mancati, faremo una lettura del primo paragrafo di un libro strepitoso che si intitola Le lezioni spirituali per giovani samurai. Naturalmente l'autore credo che lo conosciate, ma andiamo oltre, andiamo a vedere questa fragola quando è grande e assaggiamola. Molto buona. Questo c'è proprio lo zucchero dentro. Vorrei sapere da chi mi ha detto che avrebbe piantato le fragole, e scusate se uso questo mezzo per un messaggio privato, ma poi come sono andate? Perché non me ne hai più parlato? Te le sei mangiate? E basta, non le hai fatto sapere niente. Mi sarebbe piaciuto saperlo. L'ultima, questa deve essere proprio del gusto che piace a me, leggermente più acerba, perché si sente anche dalla durezza che ha. Nonché si vede l'aspetto di una fragola come l'aspetto della frutta, ne identifica le caratteristiche. E infatti è così. Con questo tovagliolo da finger food, da aperitivo, il pomodoro, io mi accingo ai saluti finali, iniziando questa volta dal dirvi thanks for watching, cioè grazie per la vostra importante visualizzazione. Mi raccomando, continuate a seguirmi, ad iscrivervi al canale. C'è mio padre. E a lasciare il vostro like se puntualmente gradite il video. Ok? Ciao a tutti.